Tanto grazie, niente bene, grazie Roberto, grazie a voi. Ma sembra così partecipata, vuol dire che vi state impegnando per riuscire a raggiungere dei risultati che in questo paese sono risultati che faticano, diciamo così, a vedere un cambiamento del sistema. Siete 6.000, c'è anche un piccione che bisognerebbe liberare qua dentro, quindi abbiamo anche un rappresentante dei piccioni in questa sala, quindi vuol dire che è molto interessante il tema. Quindi detto questo, io porto, diciamo così, sono uno abbastanza, diciamo così, sono uno come voi, faccio medico di famiglia, medico della mutua una volta, lo faccio a Roma e come tutti i nostri colleghi noi siamo presenti dappertutto. Siamo un po' come i carabinieri, dico io, anche un po' come i farmacisti, anche nelle zone rurali. Questo è un paese che pensa di poter risolvere i problemi di persone che hanno un'età diversa rispetto a quella che avevamo 35 anni fa, lavorando come 35 anni fa. Io dico sempre, stavamo di sera a cena con Roberto, possiamo comprarci addirittura le macchine su internet, però voi fate la fila alla cassa ticket dell'ospedale. Non funziona così. Possiamo comprarci regali per i nipoti su internet, però per la prenotazione, per una ecocardiogramma, un'ecografia, si passano minuti e minuti dal telefono e si aspettano mesi e mesi. Così non funziona. Allora, i problemi penso che sono problemi che io vivo tutti i giorni nel mio ambulatorio con voi, perché poi alla fine se la prendono con me. Dottore, ma questo non me lo può scrivere, questo non me lo può segnare, dove cerco la visita? Allora, io penso che l'impegno ce lo dobbiamo mettere noi, chi lavora in questo sistema, ce lo dovete mettere voi, perché voi siete quelli che pagano le tasse per avere questo servizio, ci dobbiamo mettere tutti insieme, per questo sia un paese che riesce a far sì che il nostro sistema sanitario nei prossimi mesi cominci a far vedere dei frutti di innovazione, che semplifichi la vita alle persone. Spesso oggi, oltre alla malattia, c'è anche una complicazione burocratica, c'è una burocrazia inutile, spesso ci si sente frustrati perché tante volte io sento, ormai sono anni che dicono il medico di famiglia, il territorio, ecco, diamo le gambe a quello che diciamo, verifichiamo di anno in anno se quello che si è detto sia anche fatto, e se cominciamo a essere un paese che ricorda anche quello che è stato detto, questo significa che verifichiamo puntualmente anche le promesse, ci appassioniamo anche a una cosa che è importantissima secondo me, che è la politica. Perché la politica deve fare scelte, ma la politica deve essere anche aiutata nel fare le scelte. Disinteressarsi della politica vuol dire disinteressarsi della nostra società. Io parlo da medico e dico che noi, come voi, non possiamo non vedere che in questo paese le persone non si curano più, ma non possiamo neanche non vedere che in queste persone, nonostante bisogna vaccinarsi per l'influenza, qualcuno il vaccino non se lo fa, e questo non va bene. Perché i medici partecipano con le vaccinazioni, il governo ha messo le risorse per le vaccinazioni, finalmente c'è una giusta e corretta comunicazione sugli effetti dei vaccini, però alla fine bisogna che ci sia anche la convinzione che quello che viene fatto per il bene pubblico. E noi lavoriamo per il bene delle persone, perché io per quello ho studiato e per quello lavoro, e voi siete, non siete pazienti, voi siete nel mio studio e anche qua dentro amici. Grazie Roberto, grazie a tutti. Grazie.